andiamo, vi faccio vedere la blu del motorino Bike Park. Quando si parla di downhill la gente è terrorizzata. Perché? Perché ovviamente siamo tutti abituati a vedere video su YouTube dove ci sono saltoni enormi, passaggi tecnici incredibili, alte velocità, quindi rischio alto, e tutti pensano che iniziare a far downhill sia troppo rischioso. Ma oggi voglio sfatare questo mito e vi voglio far vedere una cosa molto importante. Vi porto a vedere la blu del motorino Bike Park. La blu è un trail perfetto per iniziare, sia per un principiante ma anche per un bambino che dai 7-8 anni, se sa gestire bene la bici, l'utilizzo del freno, può tranquillamente incominciare a scendere per questo tracciato. Vi porto a vedere il tracciato blu per farvi capire che si può fare in sicurezza, con molta calma, divertirsi e incominciare a girare in bike park. Si chiama Take It Easy, come potete vedere è segnalata col tondino blu, ha una pendenza massima dell'11,3% ed è lunga 4,4 km. Nel tracciato possiamo incontrare persone ma anche animali, quindi fate attenzione, però è una blu, quindi come regola bisognerebbe andare con calma. Vediamo. Il primo tratto, come potete vedere, ha curve leggermente sfondate dove poter iniziare a capire come spostarsi e a seguire le traiettorie. Non ci sono ostacoli, non ci sono punti da dove si può cadere, è davvero tutto molto safe. Qui abbiamo un piccolo tratto un po' più in discesa e subito dopo i primi saltini per iniziare a prendere confidenza con le compressioni. Vado su, mi abbasso, vado su, mi abbasso, via, dentro. Da qui abbiamo tutte queste whoops dove dobbiamo imparare a spingere la bici senza farla saltare, senza perdere il controllo. Salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, scendo. Dovete cercare di copiarle almeno all'inizio, poi si possono prendere anche in un altro modo, in altri modi, ma per il momento ricordiamo che siamo sulla blu, siamo principianti, quindi dobbiamo copiare queste cunette. Arrivati a questo punto fate attenzione perché dalla vostra destra arriva la rossa e ovviamente arrivano in velocità, quindi fate attenzione, non incrociate e date precedenza che è la soluzione migliore. Da qua ripartiamo con sponde un po' più accentuate e anche qua si lavora bene sulla traiettoria, sull'utilizzo dei freni e sul movimento. Un piccolo saltino, incominciamo piano piano a prendere confidenza, quindi spingiamo leggermente. Questo ragazzo qua invece vi farà le foto, quindi se vedete lui, gli altri ragazzi dello staff che vi fanno delle foto, potete a fine giornata scendere giù all'headquarter, quindi dove avete fatto il ticket in biglietteria, e da lì vedere le vostre foto della giornata e scegliere quelle più belle. Woohoo! Eze. Qua abbiamo ancora due gobbette un po' più alte e qua una prima difficoltà, una curva sfondata ma in discesa, un po' più ripida rispetto alle altre, quindi qua dovremo muoverci per evitare di sentire l'anteriore che scappa. I trail builders che lavorano per mantenere il park sempre in condizioni ottimali. Le curve cominciano a diventare un po' più piatte, che è un bene perché imparare sulla curva piatta è sicuramente un po' più difficile ma meglio che imparare su una curva in sponda. Ultima curva sfondata, ultime gobbette, anche qua bisogna copiare, andare piano, copiamo, copiamo, copiamo e andiamo a rientrare sulla seconda parte della blu. Qui davanti a voi vedete l'area jump, quindi se siete principianti magari non è ancora il momento per entrare a saltare, ma arriverà, quindi abbiate fede, datevi tempo, fate le cose con calma. Entriamo sulla seconda parte
è molto bella. Ci sono due tratti in particolare che mi piacciono molto perché servono per farvi capire bene come gestire lo spostamento dei pesi quando siete all'interno di curve concatenate, cioè curve che si inseriscono una all'interno dell'altra, tipo questa, curva curva, pam pam, un'altra, e questo è il pezzo che preferisco, curvone, bello lungo, dove devo mantenere la bici in posizione per evitare di finire fuori, perché come potete vedere non c'è sponda. Altro curvone bello lungo, anche qua bisogna lavorare bene col movimento. E qua arriva la parte interessante, questa frega tutti, curva, bisogna risalire, e poi qua, come potete vedere, una fantastica S, dove se non ci muoviamo bene automaticamente andiamo a perdere una curva, finiamo dritti. Curva in discesa un po' lunga, là c'è il mio amico Cippi che lavora, contento del tempo, che è soleggiato come sempre. Un'estate fantastica. Fantastico ottobre. Fantastico ottobre. Bella Cipi, arrivati qua sotto. Si continua davanti a voi. Avete la rossa, la Flowline, una delle piste più famose perché è quella dove si può andare più veloci, si può andare più grossi con i salti. Ma noi giriamo qua, a destra. Questa è la parte di blu che è stata rifatta quest'anno, allargata, e qua incominciamo ad avere delle sponde un po' più veloci. Come potete vedere è molto fluida, quindi abbiamo un bel flow, e questa ci serve per aumentare leggermente la velocità e cercare di metterci un po' più alla prova con i movimenti. Bene, in appoggio, un bel cambio, e qua bisogna muoversi bene, perché se non ci si muove bene si perde il ritmo, e perdendo il ritmo ovviamente si perde anche la velocità. Bene con gli spostamenti, bene con le traiettorie, cercate di mantenere un'andatura continua. Ora entriamo nella parte che mi piace molto, dove abbiamo qualche pezzettino anche tecnico, ma soprattutto abbiamo un punto molto interessante dove possiamo cominciare a spingere in curva e sfruttare la compressione degli ammortizzatori per avere il rilancio, quindi una velocità maggiore in uscita di curva. Entro, appoggio, ruoto il bacino, entro, appoggio, ruoto il bacino. Quando dico appoggio, semplicemente appoggio la sella all'interno coscia. Qua non fatevi fregare, si parte da destra, ci si allarga a sinistra, si sposta la bici verso il basso e si va a concludere. Tutto dritto sulle radici, ricordatevi di stare belli morbidi sulle radici, non ci andate aggressivi, ma andate ad alleggerire l'anteriore, in modo da non farvi bloccare e non farvi scivolare sulla radice. Appoggio bene, rotazione. Qua si segue ancora un po' di traiettoria, dall'esterno verso l'interno, esterno, e vado a chiudere. Questo è un punto giusto per incominciare a prendere un po' di fiato, quindi ci si ferma, ci si riposa un attimo. Solitamente qua il problema maggiore è il dolore alle mani. Vi spiego in questo tratto come gestire quel dolore. Il dolore alle mani molte volte è provocato da una troppa rigidità sul manubrio, quindi teniamo troppo stretta la manopola, e questo automaticamente fa sì che tutte le asperità, tutte le buche vadano direttamente a colpire dalla mano all'avambraccio e ci creino quel fastidio. Quindi vi spiego un trucchetto: quando vi trovate in punti come questo, rettilineo, un po' spaccato, con un po' di pietre, con un po' di buche, ma anche sui tratti tecnici, quindi radiciai, rocce, eccetera, cercate di alleggerire le mani facendo così: porto il peso sul piede, quindi il piede passa da una posizione piatta a una posizione arretrata,
e va a spingere. Facendo questo movimento, cosa succede? Che io porto il peso che avevo sulle mani direttamente sulle gambe, quindi alleggerisco la mano diventa più morbida, quindi la differenza sarà tra questo e questo: mano morbida, leggera, peso sui piedi, lascio andare, la faccio scorrere bella morbida, vado sempre a fare la mia guida seguendo la traiettoria, però senza accusare i colpi. Su questo tratto mi piace fare un giochino che ci serve a capire che non per forza devo pedalare, ma posso sfruttare i cambi di pendenza andando a spingere sulla forcella e sull'ammortizzatore. Quindi io sfrutto spingendo in giù quelle compressioni ed evito di pedalare. Questo perché? Perché pedalando innanzitutto mi stanco molto di più, secondariamente ogni volta che io vado a fare una pedalata, specialmente su un tratto stretto, perdo equilibrio. Se io invece imparo a spingere con le gambe ed accompagnare la bici su questi cambi, automaticamente farò meno fatica e sarò molto più pronto a gestire quello che avrò davanti. Aumentiamo un pochino il ritmo perché qua la due è quasi finita, siamo sul trasferimento che è lo stesso trasferimento della rossa, quindi qua iniziamo a giungere, iniziamo ad arrivare alla fine, che purtroppo per quest'anno è proprio la fine del tracciato blu, perché il tracciato blu in realtà continuerebbe da questa parte, ma ci sono i lavori per le Olimpiadi e quindi questo tratto al momento è chiuso, ma vi posso far vedere un'alternativa per quelli un pochino più bravi. Per i principianti, prima volta, si può tranquillamente scendere per la strada bianca e si arriva di nuovo alla partenza della cabinovia. Per quelli già un po' più preparati possiamo fare questa variante, che è: entriamo qua verso il tracciato rosso, ci spostiamo nell'area North Shore, quindi le passerelle. Mi raccomando, sulle passerelle ragazzi, occhio al freno, specialmente, ma in realtà tutte e due, dico specialmente il posteriore ma anche l'anteriore, cioè deve essere una frenata leggera, perché se voi frenate in maniera troppo aggressiva la bici se ne va. Quindi da qua chi incomincia a saper andare un po' di più e vuol provare il wall può farlo in questo modo: entro un po' basso, aspetto fino all'ultimo, stacco e me ne vado. I principianti continueranno giù per questa strada, gli intermedi potranno continuare su questo tracciato. In realtà qui, volendo, anche un principiante che non ha paura della passerella può salire a far la chiocciola, perché comunque, come potete vedere, è protetta lateralmente, quindi non si può cadere giù ed è molto easy. Andiamo a completare la chiocciola, ultima parte, si rientra da qui, andremo a incrociare la rossa che avete visto all'inizio della passerella. Mi raccomando, se vedete che arrivano da sinistra, anche qua date precedenza, perché tanto arrivano più forte, poi se non date precedenza ve li trovate attaccati dietro. Quindi da qua riparte il trail blu, la variante a destra è un po' più, tra virgolette, difficile, diciamo, ma in realtà si può fare tranquillamente evitando il primo salto. Io vado bene in appoggio, lo lascio scorrere, saltino, hop, voilà! Vedete che i fotografi sono piazzati sul tracciato in più punti. Qua mi allargo leggermente, vado a stringere, rotazione e faccio scorrere la bici all'interno della curva.
Se vi è piaciuto l'audio di questo nuovo video, è tutto merito di queste fantastiche spugnette che ho messo sulla Ace Pro. Sono le spugnette dell'X4, ragazzi, potete trovarle sul sito e si adattano perfettamente anche all'Ace Pro.